Ci hai fatto un pensierino? S4AS1, non è all'esterno della piscina e neanche in una delle auto parcheggiate qui intorno. Negativo anche per noi, Peppa. Può darsi che sia andato al bagno. Perché non vai a dare una controllata? No, grazie. L'ultima volta che qualcuno è entrato lì dentro disarmato è stato nel 1937. E ancora stanno cercando il cadavere. Eh sì, quel posto puzza. Puoi ben dirlo. È tutta una perdita di tempo. Quando la ragazza è arrivata all'ospedale, per me quello era già a bordo dell'aereo per San Francisco. E se anche non muore, avrà paura di parlare, sapendo che è libero. Al solito. Però, se lascia la città, gli altri si butteranno come falchi sulle sue ragazze. Così tra un paio di mesi, quando torna, avrà un bel da fare per ricostruirsi la scuderia. Io propongo di fare un'irruzione al Club dell'Amore Universale. Ma io so che la Narcotici l'ha chiuso. No, se no dove vanno la sera quando smontano? 14B12, 211 in atto, 1234 Avalon. Tutte le unità in zona vi convergano, codice 3. Vacci piano con l'acceleratore. Ma è un'emergenza, no? Ehi, non lo sai che bisogna rallentare gli incroci? Crolli della prevenzione criminale. Quanti sono là dentro? Uno soltanto, ma per il povero Jack non... Ora pensiamo a Jack. Ci sono clienti? No, non mi è sembrato. Proprietario, impiegati? Ho visto solo il suo fucile. Ehi, hey, Phil! Fagli tenere giù la testa! Ora è il momento. Ehi, se la squaglia dal retro, corri! Su, stia calmo, non è niente di grave. È tutto passato. Non mi lasci solo. Ho paura di morire. L'ambulanza sarà qui a momenti. Ecco dove William tiene la scorta. Serve solo per i casi di emergenza, giù. Abbiamo i lucciconi, Pep? Lasciatemi in pace. Scusami, non volevo. Pep, dovrai farci il callo a queste cose. Sì, lo so, Pete, lo so. Bene. Peppa, che cos'hai? Niente. Non lasciarti andare così.
Quanti anni aveva Bill? 23. Ed era anche sposato, vero? Sposato con due figli, sì. Senti, tu a queste cose ti ci dovrai abituare. Sono gli incerti del mestiere. Bill, ti dispiace se domani mi prendo un giorno di riposo? Ok. Ma c'è una cosa che devi pensare. I criminali non fanno mai riposo. Domani saranno al lavoro come al solito. Allontanati dalla cassa, amicetta. Indietro tutti! Chi tocca l'allarme è morto! Da bravi, mettetevi a terra senza fare tante storie. Tutti giù! Svelti o sparo! Voi altri, appoggiatevi al muro. Su, scattare! Forza voi! Via da quelle scrivanie, appoggiatevi al muro. Svelti, muoversi! Avete voglia di morire? Apri la porta, bimba. Dov'è l'allarme? Rispondi quando faccio una domanda. È lì, in quell'angolo. Allora resta dove sei. C'è un'auto della polizia. È appena passata. E passano sempre qui davanti. Sì, eh? Probabilmente è vero, però è meglio premunirsi, non si sa mai. Forza, muoviamoci. Cerchiamo di stare calmi. Cosa succede? Ha schiacciato l'allarme. Chi è stato? Quella lì, brutta strega. Credevi che non me ne sarei accorta, brutta carogna. Lascia stare, muoviamoci. Lascia stare un cavolo. Te lo sei proprio voluto. Bill. Chiedo scusa per il ritardo. Avevo convocato anche Stiles e Royster. Verranno dopo. Ora stanno compilando il rapporto sulla loro deposizione in tribunale. Urgentissimo. D'accordo. Dunque, l'unica cosa che sappiamo per certo fino a questo momento è che non si sono dati nessuna qualificazione politica e che hanno condotto l'operazione con una organizzazione a livello militare. Notizie della ragazza? No. Sarà ancora in mano loro, se non l'hanno ucciso.
Graman. Oh, bene. Avete controllato la targa? No, neanche per sogno. Ora mando giù la scientifica e un paio di uomini della prevenzione criminale. Ok. Beh, è poco, ma meglio di niente. Quelli della polizia credono di aver trovato l'auto della rapina. Hanno già fatto un controllo della targa e a quanto pare l'auto è stata rubata all'1:50. Forse è quella che hanno usato loro. Speriamo che ci siano delle impronte. Ma su da Fernandez, andate voi. La donna di colore può essere una traccia, soprattutto se escludiamo il movente politico della rapina e consideriamo il fatto che ha agito insieme a quattro bianchi. Johnson? Beh, io conosco un paio di pupe nere che lavoravano sulle banche, ma ora sono entrambe impegnate in un programma di riabilitazione a Corona. Tutte le altre che conosco non si metterebbero mai a lavorare insieme a quattro bianchi. Sono politicizzate, stanno con le pantere nere. Abbiamo una banda di cinque persone. Tre uomini e una donna di razza bianca, più una donna di colore. E se sono furbi, cosa di cui non dubito, si saranno divisi dopo il colpo. Ok. Parlando tra di loro, non hanno mai accennato al perché hanno rapinato la banca. Non capisco cosa vuol dire. Quello che vorrei sapere è se hanno assalito la banca per procurare fondi a un'organizzazione politica, a un gruppuscolo. Di solito in casi di questo genere è la prima cosa di cui parlano. Dicono che le banche sono istituzioni capitalistiche e che la polizia è serva del potere finanziario. Non hanno detto niente del genere. Ma torniamo alla rapina, Joan. Lei ha detto che l'unica occasione in cui li ha visti in faccia è stato pochi secondi prima che la bendassero, esatto? Esatto. E quando avete trasbordato da un'auto all'altra avete camminato molto? No. Non puoi dire per quanti metri avete camminato? No. Cioè, l'unica cosa che ricordo è che c'erano delle rampe. Infatti il cambio d'auto è avvenuto in un garage. In banca, quando è scattato l'allarme, sono entrati in azione delle cineprese. Vuole dare un'occhiata? Veda se riesce a identificare qualcuno. Qui deve essere giusto un attimo prima che sparasse la signora Carter. Non c'è nessun dubbio. Questa è l'altra. È molto bella, vero? Eh sì, è proprio bella. Joan, lei non ha mai visto queste due in banca prima del colpo? No. È sicura? Non posso dire che non ci siano venute, dico solo che io non le ho notate. C'è qualcosa su questo qui? No. Molto bene, per il momento non c'è altro. Scusa, Joan, potremmo parlare a quattro occhi per un momento? A te non secca, vero Bill? Grazie, e spero che si rimetta in fretta. Grazie. Se c'è qualcosa che ti occorre, posso andare a prendertela al negozio qui sotto. No, domattina mi rimandano a casa. Ma grazie lo stesso. Senti, Joan, tu hai detto che ti hanno tenuto puntata addosso la pistola in banca e ti hanno preso a spintoni mentre cambiavate di auto, ma non ti hanno fatto del male. Sì, è quello che ho detto. Ma è proprio vero? No. Vuoi raccontarmi tutto? Poco prima che mi mettessero nella seconda auto, uno di quegli uomini mi ha violentata. Io ho lottato con tutte le mie forze. Ne sono convinta. Joan, tu non eri bendata quando questo è successo, non è vero? No. Lei come fa a saperlo? Perché sono una donna.
E dalla tua reazione ho capito che uno di quegli uomini ti aveva fatto qualcosa di brutto. Senta, questa faccenda qui io... Insomma, non è necessario che se ne parli. Lei lo sa come la gente, no? Finirebbero con l'additarmi per la strada. Può darsi che verrà fuori in tribunale, Joan, ma fino a quel momento la cosa resterà fra noi due. Dove erano gli altri uomini? Nella seconda auto, credo. Mi ha portato giù alla spiaggia, in un punto in cui non si vedevano né loro né l'auto. Puoi descrivermi quell'uomo? Era piuttosto alto e aveva i capelli neri e la sua faccia era... era orribile. E le due ragazze cosa facevano in quel momento? Stavano a guardare. Ehi, ciao Micetta. Ciao. La mamma è a casa? È a casa, sì. Oh, che cosa è successo ai tuoi pattini? Li ho dimenticati fuori ieri sera e si sono rovinati. Oh, sto tranquilla, non è niente di grave. Vieni con noi, adesso li aggiustiamo. Siete delle testimoni di Geova? No, no, tesoro, non siamo delle testimoni di Geova. Che cosa sta facendo? Lasci subito mio figlio! Signor Elliot, non si muova. Non alzi la voce, resti calmo. Siamo d'accordo? D'accordo. Bene, allora adesso rientriamo in casa. E io le spiegherò come funziona il giochetto. Ma mi raccomando, in caso ci fossero dei vicini che guardano, noi dobbiamo sembrare degli ottimi amici, d'accordo? Volevi parlarmi, Sam? Di un po', lo so che Mary vuole una casa più grande, ma è questo il modo? Leila, per caso hai notato una ragazza bionda vicino alla porta? No, però non... Lei e quattro persone sono entrate in casa mia stamattina. Se ho capito bene, è quella che ha ucciso fucilate la cassiera della Milford Bank 2 giorni fa. Oh, no. C'è anche un uomo qui fuori al parcheggio. All'inizio aveva una calza di nylon sul viso. Poi portandomi qui mi hanno bendato. Ora non ha più la calza di nylon, ma ha un cerotto sul naso. Occhiali scuri ed un cappello con visiera. Ma forse dovremmo telefonare, dare la... No, madre. Non muovere un dito, per favore. Se io non esco subito di qui con $100,000, dicono che uccideranno Mary e anche i bambini. Sì, ma... D'accordo, che cosa vuoi che faccia? Leyland, io ora esco di qui. Se qualcuno si incuriosisce troppo, tu lo prendi da parte e gli racconti tutto quanto. Però sottolinea bene che la mia vita e la vita della mia famiglia dipendono soltanto dal fatto che nessuno dia l'allarme finché quest'incubo non è finito. D'accordo, ma io come avrò notizie? Ti telefonerò. O ti chiamerà Mary. Oppure lo farà la polizia. Come si chiama quel gioco? Oh, non ha un nome. È difficile? No, non è difficile. Su, dai, Micetta, non c'è bisogno di fare quella faccia. Non ti è mai capitato di farti male mentre giocavi? Sì. Ti sei messa a piangere davanti a tutti? No. Certo. Perché volevi giocare fino in fondo la partita. È vero? Credo di sì. Nella vita è la stessa cosa. Anche se continuano a farti un male cane, non puoi metterti a piangere, devi continuare per arrivare in fondo alla partita. Dai, zuccherino, papà sta ritornando a casa. Capito, Jimmy? Ok, lei ha fatto un ottimo lavoro. Quindi è tutto finito, ve ne andate. Certo, signora, la lascerò con i bambini e porteremo con noi il signor Elliot. Oh no, dopo tutto quello che abbiamo passato. Lascia stare, è inutile, Mary.
Me lo aspettavo. Ritelefoneremo fra una mezz'ora e le diremo dove può trovarlo. Ovviamente solo se non sentiremo nessuna sirena e non vedremo auto della polizia ai caselli delle autostrade. È chiaro? Coraggio, muoviamoci. Signor Elliot, se lei ha finito qui, noi avremo fretta di muoverci. Su, vai. Sì, certo. Grazie per avermi concesso questi momenti. Che cosa crede che siamo, degli animali? Signore? L'uomo che si comportava come se fosse il capo era ben vestito. E doveva essere di poco sopra la quarantina. Aveva un accento? No, nessuno. Ma perché non arrivano? Non può essere successo qualcosa, vero? Non credo. Ma sa, ha telefonato. Sono andati a prenderlo. Perché ancora non arrivano? Signora Elliot, stia tranquilla. Tornerà sano e salvo. Vorrei farle una domanda. Mentre i due bambini erano in salotto con quella donna, lei è rimasta chiusa qui con i due uomini, vero? Sì. E nessuno dei due ha tentato degli approcci con lei? No. Ne è proprio sicura? Ma certo. A malapena mi hanno rivolto la parola. Sono stati sempre davanti alla TV. Le sembra che conoscessero i programmi locali? No, cercavano una partita di football che si giocava all'est e continuavano a passare da un canale all'altro. Dovunque venissero, i canali devono essere diversi che da noi. Cosa stai facendo? Questo era di lei. Sei sicuro? Sono sicuro, sì. Riusciva anche a farselo girare in mezzo alle dita. In questo modo? Ehi, tu dove hai imparato a farlo? L'ho imparato a scuola. Ecco, papà. Potrebbero essere stati solo di passaggio da Las Vegas. Sì, certo, però quella è una fiche da $25 e il fatto che non l'abbia incassata significa che pensava di farlo in seguito. Mi sembra verosimile. E poi non c'è posto migliore per riciclare i quattrini sporchi. Questa è tua. Crowley. Sì, sì, aspettavo proprio questo. Dove? Ok, mando subito qualcuno. Ringraziali per la collaborazione. Lo sceriffo di Orange County ha appena trovato l'auto della fuga abbandonata su una spiaggia. Bill! Credo che ci siamo. La partita? Esatto, guarda qui. I due che sono rimasti in casa cercavano di sintonizzarsi su una partita giù all'est. Programmi di Las Vegas e programmi di qui. Alle 10.20 sul canale 4 di Las Vegas comincia la partita fra i Reds e i Tigers. Ora però, mentre a Las Vegas la mandano in onda in diretta, qui da noi è differita di un'ora. Per cui, sapendo che l'incontro cominciava alle 10.20, avranno cercato di trovarlo sui vari canali. E lo avranno trovato sul canale 9 solo dopo un'ora. Certo. Peppa, mettiti subito in contatto con quelli di Las Vegas. Mandagli via cavo tutto quello di cui disponiamo. Foto, descrizioni, impronte digitali, tutto quello che c'è. Va bene. Domandagli anche di fare una comparazione di dati al computer. Ok. Ehi, Pep. Mm? Davvero quel giochino l'hai imparato a scuola? L'auto era in una spiaggia di Orange County. Hanno scelto il posto ideale. Forse con un'altra auto sono andate all'aeroporto e di lì hanno preso il volo per varie destinazioni, ma possono anche aver preso un treno. Per ora di certo sappiamo due cose. Niente meno di niente. Che male c'è a far lavorare la fantasia? Io telefono al capo. Mm. Ehi, venivo a chiedere tue notizie. Te le darò di persona. Susy, puoi venire un momento? Sì, cosa le preparo? Tre tè bollenti. Al latte o limone? Al limone. Bene. Cominciano ad affluire dati interessanti da Las Vegas. Ah, bene. Hanno esaminato le telefoto dei rapinatori e le loro descrizioni, ma non se li ritrovano tra i rapinatori di banche locali.
E ora viene il bello. Hanno inoltrato tutto l'incartamento all'archivio elettronico del Nevada e hanno scoperto una strana somiglianza con una rapina a una banca a Carson City 9 mesi fa. Ora mi ricordo, sono andati a prelevare a casa il vice direttore della banca e... L'hanno rilasciato nel deserto dopo aver vuotato la banca. Però non erano 5, ma 4, non c'era ancora la ragazza bianca. Comunque uno di loro ha violentato la moglie del funzionario mentre aspettavano che tornasse a casa coi quattrini. E ci sono dati su di loro? Sì, e qui viene il meglio. I loro sospetti caddero su un tizio che guarda caso stava partendo e lo fermarono. Corrispondeva alla descrizione della donna, però lei non poteva o non volle riconoscerlo e così dovettero mollarlo. L'hai chiesta una sua foto? Ora andiamo a mostrarla alla cassiera. E se questo qui è il tizio che l'ha violentata, noi due prendiamo il primo aereo per Las Vegas. Ehi, Ben, il nome John Fenner le dice qualche cosa? È un vecchio pilota militare che è uscito dai binari. Era arrivato al grado di tenente colonnello prima che lo ingabbiassero. E cosa aveva fatto? Ha vuotato la cassa della sua base. So che per un po' ha fatto anche il buttafuori in un locale notturno. E il nome George Collins? Il direttore dice che hanno la 318 e la 319, sono camere comunicanti. Però oggi si è visto solo Collins. È uscito ed è tornato poco fa con dei sacchetti pieni di roba da mangiare. Saranno stanchi dopo una giornata di duro lavoro. Vogliamo andare su? Vuoi fare tu gli onori, Steve? Ah, il caso è di loro competenza. È la vostra città. Lawrence Chambers. Karen Wilson. Lorette Blake, John Fenner, George Collins. Siamo del Dipartimento di Polizia di Las Vegas e abbiamo un mandato d'arresto. Venite fuori uno per volta con le mani sopra la testa. Attenzione, è il secondo ed ultimo invito ad arrendervi. Lawrence Chambers, Karen Wilson, Lorette Blake, John Fenner. Fermo o sei morto! Guarda qui, sembra il bottino al completo. Non riesco a capire. Come mai gli altri non sono tornati qui con lui? E lui perché è tornato? È tornato per curare il suo cane. Pronto?
Ah, ciao, Johnny. Cosa? Ma com'è possibile? È assurdo, come hanno potuto? Questo non lo so. L'ho chiamato per sapere che aereo avrebbe preso domani. Mi ha risposto una strana voce, così ho riattaccato. Ho chiamato la sorella, era isterica. Ma suo marito mi ha detto che è su tutti i giornali. E l'hanno detto anche in TV a Las Vegas. Ma chi è stato? Possono essere stati tutti quanti. L'FBI, la polizia di Las Vegas, forse addirittura anche la polizia di qui. Oh, pare che abbiano usato un megafono e ci hanno chiamato fuori dicendo tutti i nostri nomi. Oh, santo cielo. E che cosa facciamo adesso? Proprio niente. Dobbiamo stare calmi e buoni. Non bisogna fare sciocchezze. Rimanete nella vostra camera. Cercate di stare calme. E aspettate una mia telefonata. Ok? Certo, ok. Telefona presto, Johnny. Che cosa c'è? La polizia ha trovato George. Sono andati a prenderlo in tanti e lo hanno ucciso. Abbiamo introdotto nel computer tutti i dati significativi sui colpi fatti qui e su quello di Carson City. Ora li sta elaborando. Bene, secondo il nostro simpatico cervellone, ci sono 14 probabili prossimi obiettivi. Dunque, abbiamo 6 banche nelle zone centrali della città, 6 nei quartieri residenziali e 2 invece sono nella valle. E noi le proteggiamo tutte? È ovvio. Qual è quella che tocca a noi? Questa qui, per il computer è la più probabile. Buongiorno, signorina. Spero che le abbiano già spiegato tutta la faccenda. Sì, certamente. Lei si occupa di fidi bancari? No, io lavoro alle ipoteche. È un lavoro molto interessante. Ah, non sembra affatto una bancaria. Lei non sembra affatto un poliziotto. Beh, do un'occhiata in giro. Sì, certo, subito. Buongiorno. Ecco a lei, prego. Funziona l'apprendista? Ecco, se devo essere proprio sincera, non è che dimostri molto interesse per il lavoro. Mi sembra che non si concentri su quello che già, fa. Già, perché devo concentrarmi su altre cose. Questa è una brutta notizia. Speravo che il lavoro ti piacesse e lasciassi la polizia. Ah, basta, Bill. Questo è l'ultimo affronto. D'ora in poi cavatela da solo. Sono anni che gli faccio da balia e questo è il suo modo di ringraziarmi. Nevrotico ma divertente. Credo che presto rimarremo solo in due qui. Styles come cassiere è un disastro. Ah, credevo che ci abbandonassi tu per una fuga d'amore con Miss Ipoteca. È veramente carina, non ti pare? È un bambolotto. Però se me lo proponesse una scappatella ce la farei. Che stai scrivendo? Caro Marlon Brando, sebbene continui a non rispondere alle mie telefonate e alle mie lettere, io provo ancora... Scusa, ma la tua storia con Paul Newman? Ormai è finita, come quella con Gregory Peck. Ah, sei una ragazza volubile. Che cosa c'è? Io non sono una lagnosa, no? Beh, hai i tuoi momenti. Ma questo è uno. Star qui ad aspettare il momento in cui ti punteranno addosso un fucile è un po' logorante. Non mi vergogno di dirti che preferirei stare a dirigere il traffico. Senta, giovanotto, d'accordo che la carne costa cara, ma qui siamo sul ridicolo. Guardi, signora, che i panini non li preparo io. Fosse per me ce ne metterei di meno.
Ragazzi, i piedi mi fanno male. Voi altri almeno vi siete scelti un lavoro in cui potete stare seduti. C'è chi sta peggio di te. Royster, oltre ad essere stato in piedi 8 ore come te, si è preso anche un'insolazione. Sai cosa stavo pensando? Quella biondina che si occupa delle ipoteche. Beh, non credo che direbbe di no all'offerta di una seratina folle con un simpatico ed affascinante uomo di mondo. Certo, ma se è una che cerca l'uomo di classe, tu sei tagliato fuori. 2 giorni, 14 banche, 86 uomini e niente. Il terreno gli scotta. Ma è probabile che tentino un altro colpo. Pensando che noi non ce l'aspettiamo. Esatto. Sembra contrariato. Tra 2 giorni ci sarà una visita del vicepresidente. Ci toglieranno tutti gli uomini extra. Hanno perso tutto il loro bottino quando abbiamo preso Collins. Saranno costretti a fare un altro colpo. Vorranno fare il colpo e cambiare aria per un po'. Che cosa credi che abbia detto io finora al comando? Quindi ci restano solo 2 giorni. Solo 2 giorni. Prenditi un caffè, Pep. Distende i nervi. Signor Slater? Sì? Quella è una nuova impiegata? No, è la signorina St. Clair. È stata via per un paio di giorni per dei problemi familiari. Vuole che gliela presenti? No, grazie. Faccio da sola. Buonasera. Salve. Sono Pepper Anderson, non so se l'hanno messa al corrente. Oh, sì, so tutto quanto. La mia amica Mergy mi ha spiegato ogni cosa. Meglio così. Ora noi tutti speriamo che non succeda niente, però in caso contrario segua scrupolosamente le istruzioni. Oh, certo, non ho voglia di fare l'eroina. E in quanto al fatto di sembrare spaventata, non dovrò fare nessuno sforzo. Oh, per questo siamo in due. Queste sono le persone che aspettiamo. Ma io l'ho già vista, quella di colore. Qui nella banca? Mi faccia pensare. È una cliente? No, no. Non può essere venuta a incassare un assegno? Ma certo, ora ricordo. Apertura di conto. Ah. Credevo che non sarebbe più tornato. Vuole scherzare? Senta... Io mi dimetto dalla polizia, torno qui e faccio il cassiere a tempo pieno. Vede, qui si ha a che fare con persone di un'altra classe sociale. Voglia scusarmi, prego. Oh, finalmente l'ho trovata. Qualche giorno fa ha fatto la domanda per aprire un conto, ma poi stavo per buttarla, perché i dati che ha scritto sono tutti inventati. È in data 16, cioè il giorno prima che facessero il colpo all'altra banca. Oh, questo vuol dire che... Probabilmente. Sì? Un momento, mi scusi, prego. Per caso non ha visto Crowley? Crowley? Sì, dimmi, Pep, volevi qualcosa? Lorette Blake è stata in questa banca il giorno 16. Ha presentato una falsa domanda di conto. Royster in linea. Fenner e Chambers sono appena entrati. Pare che ci siamo. È vero, Pete. In questo momento vedo le ragazze. S7 a controllo. Stanno attaccando la Western Mutual. Qui controllo, ricevuto. Mandiamo subito altre unità a darvi manforte. Buongiorno. Beh, se lo dici tu. Tutti con la faccia al muro, svelti, muovetevi! Tutti con la faccia al muro, svelti! E voi altri cosa aspettate, cocchini? Tutti con la faccia al muro! E nessuno tocchi il segnale d'allarme, se no vi riempio di buchi. Su, apri! Apri!
Torna lì, cammina! Già, tu mi conosci, vero, Occhi Dolci? Io no. Non credo proprio. Non fare la tonta. Qualche giorno fa ho fatto una recita a tuo beneficio. Eri proprio tu. Ho fatto una richiesta di apertura di conto, ricordi? Bene, oggi sono venuta a fare il prelevamento. Come mai c'è la mia domanda qui sopra? Al tuo posto io non lo farei. Fenner! Ormai sei in trappola. Sei in trappola, Fenner, butta la pistola! Sei rimasto solo. Ora va a metterti al centro della porta con le mani sopra la testa. Ho detto sopra la testa. E ora inginocchiati. Ammanettatelo. Come va, Joe? Fa un male boia, ma credo che sopravviverò. Mi spiace per il tuo vestito della domenica. Pep. Joe è ferito, vero? Niente di grave. È un tipo coriaceo, lui. Non fare così. Sono gli incerti del mestiere. Sì, lo so. E può darsi che un giorno sarò capace anch'io di trovare normale tutto questo. L'agente Pepper torna tra poco con un altro episodio su Fox Red. Arriva lei, Polly is woman, giustizia sarà sulla città.